Guardate qua. Guardate chi ci sta. Così almeno la smettete di scartavetrarmi i coglioni. E si vola. 80 ci chiede, 80 gli diamo, 70 ci chiede, 70 gli diamo, badaboom e go for it. Tieni. Allora, eccolo qui. Thiago Antonio Mendes, 95 di overall. Insomma, un po' schifato su questa foto. Via, vediamo come si presenta. Ah, caspita, vedo una fasciatura. Vabbè, non faccio il mentecatto. Bene, quella fasciatura devo dire che merita. Il resto, calzettone normale, scarpa bianca, maglia attillata, insomma. Vediamo. Questo parte da... da un voto bassino per lo stile. Sì, però non mi guarda tutto schifato, perché veramente mi mette proprio angoscia. To. Bada. Bada Vidra. Ci faccia vedere dello stile. Come on. Arostagist. Oh. Non si è presentato. Non si è presentato. Chi sta destituto a Donnine Allegre con Toni Modestino? Non vedo Toni Modestino in chat. A destituto con Toni. C'è accozzaglia di giocatori ambigui. Attenzione! Numero pazzesco dell'ossigenato! Che si stucca un tunnel! Primo tocco da predestinato di Diatta! Che giocata! Anche contro il sottoscritto. Però questo devo dire che si gira molto fast, questo Mendes. Però! No! Immaginate gli mettevano la quinta stella skill. Questo era il giocatore proprio per eccellenza. Che non tanto riescono ad angolare, come dire. Però vedi. Ma la Nemechita morta, ma la piglia sta porta! Quanto ha questo di finalizzazione? Ma perché io mi devo triggerare con sti giocatori? Attenzione, si sprint boost, devo dire molto bene con lo sprint boost. Va via, molto bene, to! Bella catosa. Ma che è, mancino? Attenzione. Il lancio per Vidra, che non sa fire. Madonna, con quale pesantezza, Vidra. Busto. Ha un tiro discutibile. Io ribadisco, questo non dà l'impressione di avere quelle stats di velocità. Venitemi a dire il cazzo che vi pare. Sto provando 1000 giocatori in sti giorni. È veloce solo sugli sprint boost, chi lulla. Vai, guardate chi Lumendez, guardate chi Lumendez, come è incollato all'uomo. Bello. Ok, qui ha finalizzato bene. Se volete lo metto Vidra a TT, ma non può circolare quel Vidra, cioè... Proviamo sto Vidra qua. Oh my god. Voi mi ha fatto mettere apposta a Kill Annans, no? Poi mi fa triggerare. Io lo so, ormai vi conosco. Me l'avete fatto mettere davanti apposta e se pur scassando nato un bracciale. Guardate, sempre sulla linea di passaggio.
Ripeto, per me questo esterno non dimostra 99 di velocità, lo dimostra solo. Oh, ci ha fatta! Bravo, bravo! Diamogli fiducia a questo bidone. Bravo! Sì! Ci riprova! Idra dice Mister, ci penso io! Clinical finisher! Clinical finisher, guardate anche che faccia soddisfatta che c'ha tie. Guardatelo! Gasato fracico! Guardate com'è rapido nei cambiamenti di direzione quel Kilumendes. Ma poi è preciso. Cioè, sono quei giocatori che quando ti avvicini all'avversario cerchi di affondare l'intervento, ti senti proprio sicuro. Oh, buttaglielo fuori. Quindi, recap di questi giocatori che abbiamo testato. Allora, partiamo da Suvidra. È gratis, c'è un motivo se è gratis. Il motivo è che fondamentalmente non può circolare. Lasciate perdere che ha fatto 3 gol. Palla al piede è veramente macchinoso, un body type orribile. Quel 96 di agilità non si sente per niente. Sembra avere 90 di forza e non 80. Insomma, sbaglia dei gol senza senso. Ma veramente dei gol gravi. Quindi è un buon player. Cioè, no, nel senso, non è che è un buon player, è un player, ok? Non vi dico manco fatevelo per l'overall, manco quello c'ha, quindi fatevelo se proprio siete fanboy. Non pervenuto, non gli posso dare un voto a questo. Non gli posso proprio dare un voto. Se io devo dare, nonostante gratis e tutto, 5 e mezzo, ti man. Allora, poi andiamo avanti. Allora, parliamo di Diatta che mi avete chiesto all'infinito e grazie a Giacomo finalmente abbiamo testato. È esattamente come me lo aspettavo perché l'avevo testato nella sua versione precedente, ma aspettavo un grosso upgrade. Infatti, quando la gente mi chiedeva com'è, gli dicevo sì, è veloce. Allora, senza che guardo le stats, io vi dico come si comporta in game, poi ve lo siete sbloccati, ve lo volete sbloccare, fate pure, no, non è mio compito sollecitare la gente a sbloccare SBC oppure a cercare di fermarli. Allora, per me questo è uno incredibilmente rapido quando si sprint boost. Tunnel direzionali, L1 più corsa. Parte a cannone, ha pure tutto sommato dei movimenti discretamente ampi. Il problema è che questo giocatore, tolto lo sprint boost, quando corri semplicemente col tasto della corsa, non ti dà per me una gran sensazione di velocità, non ti dà una grande sensazione di agilità, perché io da uno con 99 di agilità e con 82 di forza e non altissimo, mi aspetto che si giri con una certa rapidità alla Gelson. Ok? Quindi, a volte sembra legnoso. Ok? Quando vi girate nello stretto, a volte sembra rincoglionito. Non so se dipende da quel 90 di reattività, che magari di sti tempi non è tantissimo, dato che stiamo provando anche altri giocatori, però a me ha dato questa sensazione. Quindi, grandi sprint boost, a campo aperto non mi dà tutta questa sensazione di velocità. Gran finalizzatore, lo ammetto, ha finalizzato praticamente tutto. Tutti i tiri, non ha sbagliato praticamente niente.
E se la cava molto molto bene pure quei passaggi. Ci ho spammato alcuni filtranti e mi pare che ha fatto pure degli assist. Qui è un eccellente esterno. Se vi serve per la vostra, ma per dirvi se avete ancora Tal nella versione esterna, l'ultimo, il penultimo che si sbloccava con gli obiettivi, quello per me è nettamente superiore. Comunque, tutto sommato un buon player, non un super player come dicono le stats. Si è inteso consigliato cannoniere per boostare un po' finalizzazione, reattività qua e là. E niente, come voto gli do un 7. Quest'altro, Thiago Mendes, do nascimento. Devo dire, questo è stato sorprendente perché anche se sulla carta è bello schifato, non sembra avere voglia di vivere. In realtà questo in mezzo al campo è veramente valido. Sembra il classico giocatore con alto alto, perché è ovunque. Attacca, difende, imposta. Fa veramente una fase sia offensiva ma soprattutto difensiva impeccabile. Voi vi trovate sto giocatore che è già andato a contrastare, a sradicare la palla dai piedi dell'avversario senza che voi avete fatto ancora nulla. Quindi, per me questo merita un botto. 99 di intercettazioni, 99 di aggressività, 93 di lettura difensiva, si sentono tutti. Quindi, quanto costa? Costa pure poco. Per quel che costa, se vi serve per una League One, sbloccatevelo tutta la vita. Era poca roba. Comunque il prezzo intendo. Quell'86 di accelerazione non si sente. Ha un'accelerazione quando lo muovete qua L2, R2 veramente notevole. Quindi non vi fate scoraggiare da quell'86 abbinato a 90, 89 di forza. L2 R2 vola, è velocissimo, si attacca bene all'uomo ed intercetta un sacco. A differenza di un Sissoko, questo è più un CC per come la vedo io, perché ha 4-4, però 1,77 m, 10 cm più basso di Sissoko, ha molto più equilibrio, molta più agilità, vi dà tanta più sicurezza palla al piede di Sissoko anche in corsa. Però come CDC Sissoko per me è superiore perché fa altrettanti se non di più interventi automatici, ma è molto più ingombrante fisicamente, quindi quando andate a contrastare Sissoko, anche quando siete distanti dall'uomo, vi intercetta tutto. Stile intesa consigliato ombra. E niente, come voto gli diamo un bel 8,5. Non di più perché comunque poi non gli possiamo dare 9, 9 e mezzo come abbiamo dato ai vari super player a centrocampo con 5-5 che te fanno. Quindi un 8,5 ci sta per questo Thiago Mendes. Detto ciò, io vi ringrazio per aver visto questo video. Fatemi sapere nei commenti se li avete sbloccati, come siete trovati con questi giocatori e se c'è qualche giocatore di cui non è ancora uscita la review, che potrebbe interessarvi per il prossimo video. Ok? State buoni. Alla prossima.